Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti in Restart Italia, il nostro progetto, il nostro programma di incontro e di confronto con i protagonisti dell'innovazione che, come è evidente, sta continuando anche in questo nuovo anno 2021. Sigla e poi, come al solito, andiamo al nostro ospite. Il nostro ospite proviene da una realtà che noi abbiamo premiato nel corso dell'ultimo forum PA col nostro premio legato alla sostenibilità, ai temi della sostenibilità, premio che abbiamo appunto realizzato insieme agli amici di ASVIS. E quindi un progetto che abbiamo conosciuto in quell'occasione, ma che stiamo seguendo perché lo riteniamo particolarmente interessante. L'ospite di oggi è Tiziano Cosso, amministratore delegato di. Io la leggo così, Giter, ma appunto Tiziano, presentati e presentaci questa vostra realtà. E poi parliamo del progetto. Partiamo dalla realtà, dall'azienda e poi dal progetto. Vai. Grazie, grazie mille, grazie dell'invito innanzitutto. Sì, GTR è corretto, è corretto. In effetti è vero, alcuni nominano in un modo o in un altro, ma GTR è il nome corretto. Siamo una realtà relativamente piccola, anche se GTR oramai, anzi proprio quest'anno, compie 10 anni, quindi abbiamo un po' di storia alle spalle. Siamo una realtà che nasce come spin-off dell'Università di Genova, ma oramai appunto una PMI a tutti gli effetti, che si occupa di dati geografici. Questo è il nostro focus in particolare. Noi abbiamo due aree, una che si occupa un po' più di attività di ricerca e sviluppo, la vocazione, diciamo così, che proviene dall'università, dal mondo della ricerca, anche in parte della formazione, resta. E poi c'è un settore che si occupa di sistemi informativi, di fatto, geografici in particolare, che è il settore nel quale abbiamo fortissimi rapporti, strettissimi rapporti, direi per lo più lavoriamo con la pubblica amministrazione. Quindi la nostra relazione con enti pubblici di molto diverse dimensioni, devo dire, sta lì, sta in quel settore. Quindi questa è un po' l'azienda. Ora, dopo Noi che vi abbiamo premiato per questo progetto che è il nuovo sistema informativo per la gestione dell'emergenza del Comune di Genova in particolare, appunto. Che cos'è questo progetto? sì, ma quello, guarda, quello è un esempio di attività che abbiamo fatto con pubblica amministrazione. Ma è abbastanza sintomatico, da un lato del modo di lavorare, nel senso che quello è uno strumento che noi abbiamo costruito totalmente da zero, direi. Ora magari non esattamente tutte le funzioni da zero, però un sistema che è stato costruito e pensato da zero, interamente utilizzando strumenti open source. Ma dicevo, è sintomatico del fatto che la relazione con l'utente finale è per noi, cioè vediamo come sia veramente importante, ma importante nel senso che se ne ritrova il risultato nella qualità del prodotto. Ti dicevo prima che appunto noi abbiamo occasione di lavorare con N tipi di amministrazioni di dimensione, dal piccolo comune alla regione. E alle regioni, ma in generale, quale che sia la dimensione, la differenza su poi il prodotto finale e mi viene da dire l'utilità della collaborazione per entrambe le parti sta proprio in quanto riusciamo a collaborare fin dall'inizio. Ci sono due modalità, cioè ci può essere il cliente, che sia pubblico o privato, che ci chiama e ci dice questo è quello che mi serve. Pensalo, fallo, e poi consegnamelo. C'è il cliente che dice questo è quello che mi serve e poi è anche interessato, come dire, a partecipare anche alla fase di progettazione. Sono due modalità diverse, la seconda è probabilmente un po' più faticosa, per noi sicuramente, ma direi anche per il cliente, nel senso che l'amministrazione in questo caso, il Comune di Genova, non si è disinteressata della cosa, ma ha partecipato molto alla fase di progettazione. Però il risultato è sensibilmente diverso. Ecco, l'esperienza che abbiamo in questi 10 anni ci dice che
Già fare squadra in fase di progettazione tra, ecco, è un fare squadra un po' diverso, no? Di solito si pensa a fare squadra all'interno dell'azienda, tra collaboratori, qua si tratta di fare squadra tra le due parti in gioco, tra chi fornisce e chi richiede. Però insomma il risultato è molto. Che però, come stai dicendo, chi richiede ovviamente non è che esprime un bisogno esplicito, esprime un problema sul quale lavorare insieme, appunto, perché stiamo parlando di questioni così complesse dove non è che c'è no? Dove non è che c'è una domanda esplicita. Assolutamente sì, ma è proprio questo il punto, a mio parere. Nel senso che quando i bisogni sono molto chiari, tipicamente è anche un problema che, come dire, o è già stato affrontato o si sa come affrontarlo. Poi i dolori cominciano ad arrivare quando i bisogni sono un po' più offuscati, ed è qui che, secondo me, anche un po' il ruolo dell'azienda, dell'impresa nei confronti della PA, deve uscire. Il bisogno per noi, per l'utente, non è sempre chiarissimo, o meglio, magari è evidente qual è il bisogno a livello alto, ma poi scendendo nel concreto non è così chiaro. E il ruolo dell'azienda è anche quello, almeno noi crediamo che sia così, e Certo. questo è quello che facciamo, è anche quello di aiutare a definirne bene i confini. E questo, appunto, dico, sicuramente è un lavoro un po' più articolato, però intanto ci ha consentito negli anni, devo dire, di incontrare tante persone che ne hanno voglia, no? Cioè, in questo lavoro di questo rimpallo, in questo lavoro di collaborazione, esce fuori anche proprio il singolo funzionario che, come dire, non sta tanto attento ai confini del suo ruolo, ai confini del suo orario, ma, come dire, ci capita spesso che poi ci sentiamo magari in momenti al sabato o fuori dagli orari lavorativi, dicendo: ah, però ho pensato che questa potrebbe essere una soluzione, potremmo introdurre una funzione di questo tipo. È anche Certo. interessante, insomma, da questo punto di vista. Quindi, Senti, il progetto dimmi. in che cosa si sostanzia? Ma questo è un sistema di gestione delle emergenze in senso generale, cioè. Emergenze vuol dire emergenze di ogni tipo. Noi siamo partiti perché un po' da lì deriva anche il nostro background, dalle emergenze più in senso, diciamo, rischio idrogeologico, no? Beh, Rischio partendo purtroppo idrogeologico, da peraltro. questo è un progetto che nasce dopo, purtroppo, suppongo, quelle tragedie che sono accadute nel comune di Genova, suppongo, Esatto. Insomma, il territorio da questo punto di vista è molto sensibile, quindi partiamo da lì. Però quello che è stato sviluppato è un sistema di gestione delle emergenze a 360 gradi, appunto, tant'è che viene usato in questo momento, per tutto quest'anno è stato usato per gestire l'emergenza dell'anno, che non è legata a nessun rischio idrogeologico, però anche essa si porta dietro una serie di ordinanze, una serie di chiusure, ahimè, parecchie. Questa è una piattaforma che consente di mettere in relazione tutti i soggetti che concorrono a gestire un'emergenza su un territorio comunale, la protezione civile comunale, è il comune stesso, ma poi ci sono una serie di, non so, penso a aziende municipalizzate che devono intervenire sul territorio, i vigili urbani, ci sono i municipi hanno un ruolo, ci sono soggetti che, ad esempio, a titolo volontario intervengono in alcuni casi. Quindi Tutta questa serve, Tiziano, eterogeneità. serve per coordinare le diverse realtà che possono essere impegnate in una logica di emergenza, ma anche, Esatto. diciamo così, una funzionalità per arrivare al cittadino, perché a proposito delle tragedie accadute a Genova negli ultimi anni, una delle questioni che è emersa era proprio l'informazione al cittadino, cioè come avvertire il cittadino in un caso specifico era di non uscire da casa, ad esempio. Sì, assolutamente sì. Allora, questo tra l'altro è un progetto che è chiuso nella sua fase iniziale, tant'è che lo strumento è in uso,
però lo stiamo portando avanti. Questa parte che tu mi dici è una delle evoluzioni a cui stiamo lavorando adesso. Prima c'era l'esigenza veramente di mettere ordine alla molteplicità di soggetti che concorrono a gestire un'emergenza. Adesso, messo ordine in quella fase, ci si occupa della comunicazione, che non è per nulla, come dire, un accessorio nella gestione della comunicazione, ma è sostanza. Io credo, ecco, che questa sia anche una, ad esempio, delle lezioni emerse in quest'anno. La chiarezza nell'esposizione, e la chiarezza nella comunicazione verso i cittadini, beh, insomma, non ha un ruolo secondario, insomma, anche per la buona riuscita della gestione dell'emergenza. Gestire correttamente Sì, l'emergenza sono vuol d'accordo. dire anche comunicarla bene, fare sì che quindi i cittadini diano una risposta il più possibile, organica rispetto agli enti che la gestiscono realmente, insomma. Quando la reazione dei cittadini non è quella che l'ente si aspetta, possono essere problemi di vario tipo, ma io credo che spesso concorra anche il fatto che la comunicazione non è stata efficace. Ora, poi cosa voglio dire efficace dipende da caso a No, io caso, sono, ti però. dico la verità, è una cosa su cui rifletto da anni, diciamo così, questo iato che c'è tra le potenzialità offerte dai device, che sostanzialmente quasi tutta la popolazione è dotata, cioè il telefono cellulare e l'utilizzo che se ne fa, sia a livello territoriale sia a livello di governance nazionale, perché insomma, dico una banalità, probabilmente tu direi che è un esempio no, non più pertinente, ma mi ricordo che da anni tecnicamente è possibile il concetto di cell broadcasting, cioè che io avverta tutte le persone che stanno anche in quel momento sono agganciate ad una cella, perché magari è lì che c'è un rischio di natura idrogeologica. Questo dovrebbe essere sistemi che a mio avviso usati a livello di protezione civile nazionale, poi ovviamente in coordinamento con le realtà territoriali. Eppure è impressionante come la tecnologia abbia fatto un passo avanti, la governance civile della tecnologia è pochissimo usata, no? Sei d'accordo su questo? Adesso, al di là del singolo progetto, Assolutamente, in assolutamente sì, assoluto. assolutamente sì. Qua devo dire che poi entrano in gioco una serie di questioni, più una serie di paure, mi viene da dire, per certi versi. Certo. Il cittadino è coinvolto. Allora, l'interesse a coinvolgere il cittadino nella gestione delle emergenze c'è, devo dire, più che altro come utente finale. Cioè, una volta che tutto quanto, le decisioni sono state prese, le analisi dei dati sono state fatte, si comunica al cittadino. Coinvolgerlo anche in una fase di raccolta dati, che non c'è dubbio sarebbe No, tecnologicamente scusa, scusa possibile. Tiziano, scusa ti interrompo. Adesso siamo ancora nella fase. Quella è la prossima domanda della raccolta dati e poi ne parliamo. No, qui è di output, cioè io dico, io con il mio cellulare, se faccio un passo sul confine, dico Trentino, ma per dire le tante regioni, e vado in Austria, dopo un passo mi arriva un SMS o un messaggio che dice benvenuto in Austria, questo è il servizio. Allora io mi chiedo. Questa tecnologia che è il cell broadcasting, cioè che io mando un messaggio nel momento in cui aggancio una cella, perché non viene o viene pochissimo utilizzata se non da alcuni progetti particolari territoriali a livello di protezione civile nazionale? Cioè se c'è un rischio di natura idrogeologica per cui io sto entrando in una valle dove c'è un pericolo di... perché non mi arriva il messaggino invece che il messaggino commerciale o accanto al messaggino commerciale? Cioè che io posso, sono agganciato alla rete austriaca con questi prezzi, sto facendo esempio ovviamente di comodo. Perché non venga usato? Questo mi meraviglia molto. Cioè dire attento che lì è previsto un temporale, stai guidando, stai attento. A me non è mai arrivato, forse. So che in alcune Ma sai realtà ci cosa? sono esperimenti. È vero, sicuramente è vero. Una funzione di questo tipo, ahimè, qua, cioè, ahimè, come dire, vengo un po' nel mio terreno. Una funzione di questo tipo è in parte abilitata da una banale, sono d'accordo, però gestione geografica del rischio. Ora, quando noi abbiamo iniziato a progettare questo nuovo sistema, in realtà non è che non ci fosse nulla prima nel comune di Genova, così come in altri comuni. C'era però un sistema che non aveva assolutamente nulla di geografico. Cioè, l'innovazione è stata questa, la richiesta è stata proprio questa. Cioè, non si può gestire un'emergenza sul territorio soltanto
definendo le risorse, definendo quanti problemi ci sono sul territorio, ma non sapendo dove sono i problemi, dove sono le risorse, dove sono le squadre. È veramente tecnologicamente anacronistico. Tant'è però era così. La novità è stata questa, di fatto. Noi l'abbiamo, appunto, dicevo, ripensato dall'inizio, però il forte segno di discontinuità rispetto ai precedenti sistemi è stato questo, introdurre l'aspetto geografico. E quindi quello che tu stai dicendo è sicuramente un passo da fare ieri, mi viene da dire, Sì, assolutamente sì. infatti è impressionante. È impressionante come appunto non sfruttiamo in termini di sicurezza. Senti, adesso sì, speriamo. Io credo che su questo ragionamento che stiamo facendo, cioè sulla comunicazione d'emergenza, perché questa è la comunicazione d'emergenza, io avvertire le persone a non uscire di casa, è una comunicazione d'emergenza, le tecnologie ci sono e dovrebbe essere usate al meglio. Sia, come dici tu, in una logica territoriale, che evidentemente la prossimità è fondamentale, ma anche in termini di coordinamento nazionale, dal mio punto di vista. Ma insomma, questo so solo che ci sono, io che sono così un attento osservatore di quello che accade sui territori, le app sparse sui territori, però anche lì. Capisci che c'è la singola app che il cittadino deve avere. Io per caso vado in quel territorio come turista o come professionista, non ho Certo. l'app scaricata, non mi arriva il messaggio, che è folle, è una contraddizione. Parliamo dell'altra, dicevi giustamente, una delle lesson learned, una delle lezioni imparate quest'anno è il ruolo strategico del dato, dell'informazione, perché se devi gestire un'emergenza, ancora prima di attivare i soggetti coinvolti, ancora prima di avvertire il cittadino, è la raccolta delle informazioni che è fondamentale. Abbiamo visto che quest'anno, ahimè, spesso non c'era chiarezza neanche a livello territoriale e poi nazionale sul numero dei deceduti, cioè arrivano nomi, cioè, anche su cose Che è un dato, che ahimè, oggettivo. Sì, hai ragione. tu su, prima ti ho interrotto, vai, questa è una delle lezioni importanti, credo anche in termini di sensibilità, cioè se hai capito il ruolo fondamentale anche lì, del concetto di dato, di informazione singola e poi aggregata che porta alla decisione, e due, quest'anno abbiamo imparato il concetto e l'importanza del coordinamento, della governance delle informazioni. Prego, Tiziano, Sì, la tua opinione. assolutamente sì. Questo secondo me è emerso in maniera chiarissima quest'anno, senza voler fare, è chiaro che la situazione era molto complicata, i dati cambiavano continuamente, Sì, certo. però ecco, quello che è emerso secondo me è proprio quello che dici tu, non c'è stato nessun problema tecnologico, c'è stato un problema procedurale, come raccoglierli, come aggregarli, cosa guardare e come comunicarli. E questo vale per qualsiasi tipo di dato. Appunto, noi lavoriamo su dati geografici, ma il senso resta quello. E quello che è emerso tanto, a mio parere, è come il coinvolgimento degli utenti finali debba venire prima. Affinché la comunicazione sia efficace, non possiamo considerare l'utente finale come veramente faccio tutto io, prendo il dato, lo organizzo come mi viene bene e poi comunico e spero che capisca. E non sempre questa strategia paga. Io credo che gli utenti debbano essere coinvolti prima, vuol dire anche in fase di raccolta dati. Però veramente, non credo che ci dobbiamo focalizzare sulla tecnologia, cioè non è un problema tecnologico, è un problema procedurale. Se vogliamo, ecco, che è un altro tema emerso a mio parere molto durante quest'anno, è un problema di formazione, di sapere come leggere alcuni dati. Ora è chiaro che non è che tutti dobbiamo sapere essere Sì, esperti di Tiziano, statistica. e poi c'è sempre questo tema, perché quando parliamo. Allora, tu stai parlando dell'utilizzatore finale, va bene, poi facciamo un passo indietro, però, ma dopo, sul tema invece dei soggetti intermedi e del governo. Però parliamo d'accordo dell'utilizzatore finale. Lì noi abbiamo due approcci, il crowdsourcing e il crowdsourcing. Il crowdsourcing, lo dico per chi ci ascolta, è nel momento in cui il cittadino, usando app o strumenti di varia natura, telefono, quello che gli pare, comunica a un centro di raccolta. Qui c'è un problema, c'è un lampione che non,
c'è un lampione che non funziona, diciamo così, alla base di tutto ciò c'è l'esperienza, la prima esperienza Fix My Street. Io comunico, guardate, qui c'è un problema, si è aperta una buca sotto casa, il lampione non funziona, oh, attenzione che qui sta accadendo qualcosa, si sta muovendo in montagna, qualcosa potrebbe diventare una slavina. È il cittadino, l'utilizzatore finale, che esplicitamente diventa fornitore di informazione, con atto voluto. E poi c'è il crowd sensing, e cioè il fatto che noi con i sensori che utilizziamo nelle nostre auto, soprattutto con il nostro cellulare, siamo dei produttori straordinari di informazioni, ad esempio sulla mobilità. E quindi c'è questa possibilità di sapere esattamente, non dove sto io singolarmente, dove è Tiziano singolarmente, ma come aggregati, come flussi, dove in quel momento le persone sono aggregate, co la quantità, la come, oppure come si stanno muovendo. E queste sono le due cose fondamentali. Tutto ciò è fondamentale, come, non so se ti ho messo parole in bocca che tu non vuoi dire, però è fondamentale portarle dentro un sistema. Questo stiamo dicendo. Lì c'è, però lì abbiamo visto che differenza c'è. In adesione, quando ai cittadini si parla dell'app Immuni e quando si parla del cashback, cioè devo dire, quando si parla di informazioni e quando si parla di soldi, abbiamo visto che ci sono approcci diversi. Forse c'è anche un problema a monte culturale sul tema della privacy. Forse dovremmo anche fare chiarezza sul tema della privacy e non ogni volta in una logica così come manichea. Cioè, di chi è il dato? Di chi è il dato che produce la mia caldaia intelligente? Di chi è il dato che produce il mio sensore che ho dentro casa? È del cittadino? E come viene gestito? Forse su questo dovremmo fare un po' cultura, perché poi il cittadino può rientrare in quella filiera che dici tu di raccolta. Vai, ho parlato tanto, tocca a te. Però No, sono d'accordo. Parto da quest'ultimo aspetto, il tema della privacy. Ora, non tanto dal punto di vista strettamente giuridico, ma è proprio qua che dicevo, citavo la forzione, ad esempio, e anche un po' il coinvolgimento. È chiaro che il cittadino non è particolarmente, né, mi viene a dire contento, ma forse non è un problema di contentezza, ma stimolato, ecco, mettiamola così, a condividere i propri dati o dare informazioni volontarie, se non è coinvolto in nessun processo non decisionale, Certo. ovviamente non è quello il suo ruolo, però Certo. se non sa dove vanno a finire, come vengono usati, come vengono elaborati, in questo senso dico coinvolgere un Sono di più. d'accordissimo. Nella fase del processo è la via perché poi il cittadino sia più invogliato, sia più stimolato, capisca che quello che fa una segnalazione volontaria è un vero valore aggiunto. Io non credo che sia, cioè che tutti non facciano una cosa di questo tipo perché se ne fregano. Ci sarà quello che se ne frega, ci sarà, insomma, il vantaggio del crowdsourcing è proprio questo, che nel mucchio, nella grande quantità, si riescono anche ad annegare, mi viene da dire, segnalazioni errate, così come le segnalazioni su TripAdvisor, voglio dire, no? Ci sarà sempre quello che dice questo è un posto nel quale non andrei mai, però io vado a valutare se su 1.000 segnalazioni ce ne sono due che dicono così, ma può darsi che siano state degli outlier. Quindi, in qualche modo, credo che sia un problema di coinvolgimento e parallelamente di formazione. Sul tema della privacy, io stesso ho molti buchi neri, diciamo così. Non ho dubbi, ma ho buchi neri, cioè non so dove andare a raccogliere informazioni univoche. Che mi diano, poi è chiaro che in alcuni casi faccio anche atto di fede in qualche modo, però è Anche proprio un perché problema Tiziano, anche di. al di là delle strutture, delle politiche e delle leggi, abbiamo visto che siamo anche ancora molto vulnerabili. Perché, tra l'altro, uno dei temi, a proposito dell'Lesson Learned di quest'anno, è che il digitale si è dimostrato uno strumento formidabile per dare ai territori, alle realtà, alle istituzioni, risposte in termini di servizi rispetto ai cittadini, ma stiamo introducendo anche una vulnerabilità di cui ancora non siamo, diciamo così, non siamo così, forse capaci a gestirla.
Faccio gli esempi banalissimi, non facciamo i nomi, ma di una grande istituzione che è stata bucata, una grandissima istituzione, e notizia di una settimana fa di una realtà privata, telefonica, che è stata bucata e per cui i dati dei utenti in questo momento sembra, perché è una cosa che sta in evoluzione, che siano nel dark web venduti, eccetera. Cioè, perché poi al di là, diciamo così, del fare chiarezza, e sono d'accordo, al di là delle norme ce ne abbiamo tantissime, e forse fermiamoci qua, al di là della formazione è il nostro lavoro e non posso che non essere d'accordo, c'è un problema proprio anche di maturità del sistema, il digitale ha dimostrato che non possiamo farne a meno, è stato lo strumento che ci ha permesso, ecco, di continuare a lavorare, di continuare a erogare servizi, ma anche di una nuova vulnerabilità su cui dobbiamo lavorare. Non c'è più solo la vulnerabilità idrogeologica, ma c'è anche la vulnerabilità digitale ed è molto legato al tema dati, no? Sì, assolutamente. Beh, io credo che quest'anno che ha messo forse anche, beh, comunque che ha messo il digitale così in primo piano, per tutti, anche per chi fino all'anno scorso non lo considerava, cioè penso anche alla didattica a distanza. Quindi penso anche a ragazzi molto giovani, ma penso anche ai docenti che, non è detto, avessero un contatto col mondo digitale così stretto prima di quest'anno. Io credo che questo tema della vulnerabilità a questo punto non sia più procrastinabile. Di fatto, facevi il parallelismo con il rischio idrogeologico, no? Cioè, c'è un rischio di quel tipo, cioè adesso abbiamo davanti agli occhi anche quest'altro tipo di rischio. Ma insomma, è un tema di sostenibilità. Sostenibilità non vuol dire soltanto sostenibilità economica, non vuol dire soltanto sostenibilità tecnologica, vuol dire anche avere un processo, una tecnologia, un'infrastruttura che resista alle fasi di stress. Qualcosa in Certo. quest'anno non ha resistito temporaneamente a momenti di stress, lo citavi tu prima. Questo è il punto. Io credo che nuovamente a me, ecco, ora io poi su questo non sono espertissimo. Io credo che però nuovamente il problema non sia tecnologico, cioè la tecnologia per dare sicurezza ci sia, si tratta di mettere in cima all'agenda quel tema. Sono problemi di competenze, noi su questo Tiziano ci battiamo, abbiamo bisogno di nuove competenze nella pubblica amministrazione, sia in termini di nuove professionalità da inserire, sblocchiamo questi concorsi, facciamo entrare ragazzi con nuove specializzazioni, non ci servono avvocati, non ci servono laureati in giurisprudenza, o meglio ci servono, ma ce ne abbiamo a sufficienza, facciamo entrare, appunto abbiamo bisogno di nuove competenze, formiamo coloro che già stanno dentro, sono d'accordissimo con te. Senti, andiamo a chiudere, perché la nostra mezz'ora sta finendo, su quello che ti dicevo prima e poi Paolo, no, anzi questa non è la chiusura è guardiamo al futuro, però un passaggio prima di chiudere. Cioè abbiamo visto il ruolo dei cittadini, però la cosa fondamentale è il ruolo anche dei soggetti intermedi. Su questo quindi voi avete avuto un'esperienza positiva, cioè mi spiego, non è facile in Italia mettere intorno i soggetti produttori di informazioni o coinvolti nella gestione di un processo di emergenza intorno a un tavolo e farlo lavorare insieme. Cioè, in teoria sì, di tavoli da lavoro se ne fanno tanti, ma in pratica no. Cioè la governance del territorio è un'altra delle nostre debolezze e diventa invece un asset importante nel momento in cui si riesce a fare. Quindi tu hai visto. Ovviamente non è, diciamo, tua competenza, tu facevi da staff in questo, mi immagino, la competenza è politica, però tu hai visto dalla tua prospettiva, dal tuo osservatorio, una voglia e capacità, adesso mi rendo conto, non puoi parlare male dei tuoi interlocutori, ma insomma hai visto che c'è una capacità di coordinarsi, di fare governance dei diversi attori. Allora, sì, assolutamente sì. Siccome non posso parlare male, come dire, ti dico anche, in questo caso, l'ho detto all'inizio, è un esempio molto virtuoso, a mio parere. E spesso accade così, quindi con tante altre amministrazioni, noi lavoriamo ad esempio da un bel po' di anni col Comune di Vicenza, lavoriamo molto in Veneto e abbiamo trovato lo stesso tipo di approccio. Ti dico anche che ci sono dei casi in cui non è stato così. Il lavoro è
decisamente più faticoso, decisamente più non scorre fluido e i risultati non sono buoni. Però, diciamo, nel complesso, se penso alla nostra esperienza decennale di rapporti con la PA, io credo che il bilancio sia sicuramente positivo, soprattutto dal punto di vista della presenza di soggetti che vogliono fare coordinamento, che vogliono fare, cioè, che si mettono in relazione con gli altri attori del processo. E oltre al bilancio positivo, io vedo anche il trend positivo. Questo, secondo me, è un aspetto non trascurabile, anche se non così rapido, diciamo, però vedo un trend positivo. Ma questo è importante. Sì, assolutamente sì. Ah, perché. Certo. No, no, Vai, vai. prego, prego. No, però, vedo, vedo, vedo. Qui secondo me torna nuovamente un po' il tema della formazione, nel senso che su tante cose ci capita di scontrarci con qualche atteggiamento che dice: ma insomma, qui però abbiamo degli uffici abituati a fare così da 30 anni e aspettiamo il ricambio generazionale. Ora, capisco benissimo la logica, però c'è anche, cioè, si può anche accelerare un po'. Cioè, la formazione interna, la formazione permanente, sia nella PA sia nelle aziende, come dire, accelera, perché se aspettiamo tutto il ricambio generazionale, i No, tempi vabbè, sono figurati. veramente lunghi, ecco. No, ma non è così, insomma, ci mancano 500.000 persone nelle PA italiane, quindi non dobbiamo aspettare altro. Tu considera che dai nostri dati il prossimo anno ci saranno più pensionati che dipendenti. Non si tratta di riaprire, di riaprire il turno, riaprire i concorsi. Purtroppo la pandemia anche questo ha bloccato, se non ha fortemente rallentato. Dobbiamo fare entrare, come dicevo prima, fare entrare nuove persone. Senti, guardiamo appunto al futuro. Quindi queste nuove persone, tu ti immagini appunto che PA ti immagini da qui ai prossimi anni? Cioè, quali sono le lesson learned dal quale appunto facciamo davvero nostro slogan, che è diventato anche un po' stantio, ormai non sarà più come prima, perché le cose sembrano che le cose addirittura peggio di prima. E quindi invece, facendo nostro, ne usciremo migliori, secondo te su che cosa dobbiamo puntare come paese, non come singoli, io e te. Su che cosa dobbiamo puntare? Ovviamente dal tuo punto di vista, non mi parlare di cose che sono da noi, No, dal tuo punto di vista. certo. Ma allora, dal mio punto di vista, parto. Ah, tu mi chiedevi della PA, parto un attimo dalle aziende che, peraltro, dalle Certo. aziende penso come la mia, che peraltro hanno ovviamente, come detto in tutta questa mezz'ora, un rapporto molto stretto con la PA. Noi in quest'anno devo dire che abbiamo toccato con mano come prepararsi in tempo di pace sia stato produttivo. Avere una struttura già pensata per essere molto flessibile ci ha consentito di fatto quest'anno di non fermarci mai. Per fortuna, è chiaro che dipende anche dal tipo di lavoro che si fa, non voglio né generalizzare né banalizzare, però così è stato. Io credo che una delle cose che dobbiamo fare è proprio questa, cioè cercare di costruire strutture decisamente più flessibili. Sia nella PA sia nelle aziende. L'azienda della PA credo che non bastino a se stesse, cioè debbano lavorare molto strettamente. Vale per la PA nei confronti delle aziende, ma vale anche per le aziende stesse. Ci sono stati alcuni casi nei quali noi quest'anno abbiamo avuto dei blocchi perché la PA non funzionava per ovvi motivi, non funzionava, nel senso non aveva persone in ufficio, lo smart working è stato complicato da gestire per tutti, almeno all'inizio. Beh, lo abbiamo visto, insomma, quando c'è una PA che ha delle difficoltà per motivi straordinari, anche per l'azienda Certo. è un problema serio. Quindi, insomma, io credo che si debba lavorare molto strettamente, ma con strutture un po' più flessibili. C'è il tema, ripeto, a mio parere centrale, centralissimo, della formazione. Della formazione che poi è strettamente legata a quello che dicevi tu, servono persone nuove, questo sicuramente sì, ma comunque in generale non possiamo più permetterci di dire: vabbè, ma io questo strumento Ah, beh, non l'ho mai visto certo. perché a me non serviva. E beh, insomma, ora quest'anno sembra che sia venuto apposta per dirci: ragazzi, cosa aspettiamo
a passare a processi nuovi. Sono lì tecnologicamente pronti da più di 10 anni, 10-20 anni, insomma, è il caso di prenderli in considerazione. Quindi questo, secondo me, della formazione è l'altro tema. Certo. Dimmi. No, 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 vai, vai. No, no, volevo interromperti, prego, prego. E niente, basta, direi questo. Poi forse ecco, c'è un Certo. tema di quello che abbiamo discusso a lungo, c'è cioè il tema della comunicazione. Una comunicazione che a mio parere deve essere, l'obiettivo deve essere quello di essere molto chiari, quale che sia la complessità del messaggio che si vuole mandare. E quindi non è un problema di Sì, dialettica, in no, parte scusa. in alcuni casi anche, ma è un problema di organizzarsi a monte, ecco, fare sì che la gestione delle informazioni sia talmente organizzata da produrre dei risultati chiari. Spesso i risultati non sono comunicati chiaramente perché non sono chiari E già poi a in chi li maniera univoca, organizza. adesso non voglio in chiusura riaprire, non abbiamo avuto tempo di parlarne, ma l'informazione in momenti di emergenza deve essere univoca, perché va bene le dialettiche sui social, la pluralità dei punti di vista, forse a volte anche un po' eccessivi, ma in comunicazione di emergenza deve essere chiara qual è l'informazione che viene a livello istituzionale e Assolutamente. quella deve essere quella che deve raggiungere il cittadino. C'è questo rischio di Assolutamente. overload di informazioni per cui il cittadino ovviamente rischia di, che è fondamentale. Bella chiacchierata, ti ringrazio Tiziano Cosso, amministratore delegato di GTR, grazie davvero, buon lavoro, grazie, ringrazio la nostra Eleonora Sisci in assistenza alla produzione, Maurizio Costa in post-produzione, ringrazio te Tiziano, grazie davvero per Grazie mille. l'esperienza. Grazie mille a voi, mi ha fatto molto piacere. A presto. A presto.